Buonasera a tutti, eccoci qua. Noi siamo il Coranin e noi il nostro anniversario in realtà è di 8 anni, fatto a gennaio. Mi piace dirvelo perché insomma portiamo uno stile un po' diverso, però cerchiamo anche noi di fare parte di questa unità che è il coro, che è il canto. Niente, i ringraziamenti chiaramente li faremo alla fine. Ringrazio fin da subito la Noghera, però dopo sarò un po' più attento nel dettaglio. Allora, cominciamo il nostro concerto con Fiori de Cristal, testo di Antonia Dal Piaz e musica di Roberto Gianotti. Una canzone dedicata al rifugio 12 apostoli. Un racconto all'apparenza semplice, ma che al suo interno nasconde sfumature agrodolci. L'autrice racconta infatti delle bellezze che incorniciano il rifugio e la sua chiesetta. Una croce scavata dentro la roccia diventa cassaforte dei ricordi per tutte quelle persone che hanno perso la vita tra le montagne e che raccontano, a chi lo vuole sentire, i loro sentieri. Quelli che arrivano fino al cielo e che accarezzano il cuore di chi resta con il loro silenzio capace anche di scaldare la neve sulle cime e creare dei bellissimi fiori de cristal. Buon ascolto. Cristal, cristal, yeah.
Proseguiamo con An Irish Blessing, brano tradizionale irlandese, armonizzazione di James Edward Moore. Una dolcissima melodia irlandese che accompagna uno splendido testo poetico di commiato e di buon augurio. Trae origine da un'antica benedizione celtica, ricca di immagini legate alla natura, aria, acqua e luce che nel testo sono evocati attraverso l'immagine del vento, della pioggia e del sole. Nel momento dell'addio, chi resta viene benedetto con un augurio molto bello e significativo. Possa la strada esserti lieve, il vento sempre soffiare alle tue spalle, il sole brillare sul tuo volto e la pioggia cadere morbida sui tuoi campi. Le stelle possano illuminare le tue notti, i fiori sbocciare lungo il tuo cammino e la tua casa resistere alla tempesta. E finché non ci incontreremo ancora, Dio ti porti nel palmo della sua mano. Seguiremo poi con Spirit of God, testo e musica di James Edward Moore. Spirito di Dio, che dimori in me, apri gli occhi affinché io possa vedere. Vieni a riempirmi il mio cuore e a rendermi integro, Spirito di Dio, io sono tuo. Con le parole e l'armonia di questo testo, il compositore vuole provare a farci sentire il senso di pienezza che deriva dalla completa devozione nei confronti di questa grande presenza, lo Spirito di Dio.
Grazie, grazie. Proseguiamo il concerto con O Satum Convivium, brano sacro di ispirazione cristiana, armonizzazione di Luigi Molfino. È un testo in prosa latina in onore del Santissimo Sacramento. È incluso come antifona al Magnificat nei vespri dell'ufficio liturgico in occasione della festa del Corpus Domini. Il testo è attribuito con una certa probabilità a San Tommaso d'Aquino. Il brano, attraverso l'armonizzazione attenta e curata, accompagna l'ascoltatore in un clima di meditazione e silenzio, esprimendo la profonda affinità della celebrazione eucaristica al mistero pasquale. Successivamente vi proponiamo Good Night, Dear Heart, testo di Robert Richardson e musica di Dan Forrest. Tratto da una poesia di Robert Richardson, il compositore Dan Forrest scrisse il brano come risposta alla morte di una bambina in Etiopia, che stava per essere adottata dal fratello insieme alla cognata. Una composizione relativamente breve, ma molto toccante. Richiamando il sole, il vento e l'erba, Forrest dà un ultimo saluto alla bambina, dicendole con infinita dolcezza: buonanotte, caro cuore. Oh.
Grazie. Cambiamo leggermente repertorio. Ora vi proponiamo Montagne a Dio, armonizzazione di Mattia Culmone. Per tre voci dispari, poesia dedicata alle proprie montagne, ai luoghi di nascita e di crescita di un ignoto compositore. Montagne a Dio, non vi scorderò. Così conclude il brano, una promessa fatta a se stesso e alle proprie origini, quasi a significare l'importanza e la dedizione alle nostre radici, da non perdere, ma da conservare e proteggere. Successivamente vi proponiamo L'ora della sera, testo e musica di Marco Magliaro. In questo brano l'autore accompagna il pubblico all'interno di un tramonto, raccontando con le parole e con la musica il momento in cui la luce si spegne e tutto inizia a diventare più freddo e buio, come la giornata di tutte le persone volge al termine e rallenta per prepararsi alla notte. Così anche la musica accompagna l'ascoltatore in un clima di serenità e pace.
Grazie mille. E giungiamo al termine, immagino che chi sta consultando il Depliance di Sara si sia accorto che l'ordine dei brani è diverso da quello del volantino, quindi non fateci caso, il concerto è finito. Allora, vi lasciamo con un ultimo brano, sempre di Marco Maiero, anche indice della grande sintonia tra i due cori che questa sera capita proprio a pennello, il Mazarot, parole e musica di Marco Maiero. Il maestro Maiero compone un altro brano dall'animo frizzante e il ritmo non può essere da meno per raccontare questo personaggio. Il Mazarot, infatti, è uno dei tanti sbilfs, esseri simili a folletti, protagonisti di molte leggende delle Alpi Carniche. Gli piace nascondersi nelle cavità degli alberi o nei fienili. Non ha un animo cattivo, è solo un eterno fanciullo che si diverte a fare scherzi a chi incontra sulla via. La caratteristica di questa creatura è di allontanare le bestie dal pascolo solo per vedere i pastori lavorare il doppio. Ascoltiamo come con la sua armonia e le sue ritmiche questo brano risvegli nelle nostre menti l'immagine di questo folletto dispettoso. Il Mazarot, mamma, mi chiami Mazarot,
Il concerto è finito. Allora, ci tengo a ringraziare, perché vorrei fare una piccola nota dopo, però ci tengo chiaramente a ringraziare la Corale della Noghera per l'invito, Canel di Maggio per aver organizzato questa serata. E volevo fare una piccola nota a margine, perché prima Alberto ha detto che ogni tanto ci prestano le sedi per fare prove. In realtà dobbiamo essere sinceri, noi sono, per altri motivi, circa 3 anni e mezzo che siamo al Teatro di Noarna e prima eravamo al Tendone qui di Nogaredo. Quindi in realtà è un legame molto forte quello del coro col comune di Nogaredo e per questo lo ringraziamo. Tutto qua. Grazie ancora. Allora, noi siamo stati molto contenti, felici di aver avuto ospite il coro Anin questa serata dopo 6-7 anni che abbiamo fatto sempre al Canel di Maggio nella cor dei Carlini, eravamo lì, che una serata come questa sarebbe stata frida, una roba del genere. Questa bella, sì, vedete da parte mia. Ecco, allora siamo stati contenti e vogliamo lasciare un piccolo segno di riconoscenza. Allora, da parte il nostro sindaco darà un libro che racconta le storie di Nogaredo, fatto bellissimo, perché è un libro fatto a fumetti, è molto leggibile anche da parte dei bambini e racconta questo evento del 1656 a Nogaredo, a Legere, sopra il campo sportivo di Nogaredo, dove sono state uccise queste 3 ragazze che non avevano niente a che fare con le streghe, ma purtroppo noi le vogliamo ricordare perché non succeda più una cosa del genere. Allora vogliamo lasciare questo piccolo omaggio che è segno anche della la ricerca che il Comune di Nogaredo ha fatto sulla propria storia, sulle proprie tradizioni. Andiamo alla Presidente. E a nome del coro La Noghera, i nostri 2 CD sono stati incisi, ecco, è Michele che lo fa, perché prima ha ricordato che c'era anche lui nell'85 e cioè, sono passati un po' di anni, abbiamo qualche capello in più anche, meno pancia sicuramente. Comunque sono i 2 CD che raccontano la nostra storia, che come ha detto prima, ecco, speriamo che un altro anno di avere qua ospite Beppe De Marzi e quindi di poter cantare ancora le sue canzoni. Lì ce ne sono tanti di Beppe De Marzi, quindi speriamo che ci si possa ritrovare proprio per cantare le sue canzoni insieme a lui. Allora vogliamo lasciare. Andiamo a Fabrizio. Grazie a tutti.
Grazie, allora noi ringraziamo ancora i nuovi coristi della Novera perché è un segno come un germoglio che viene fuori nuovo in mezzo a tanti che ormai sono 40 anni che cantano insieme. E niente, grazie, la prossima volta sarà per il calendario di maggio. L'1 maggio alle ore 18 nella cor dei Brusaferri. Preparato.